Ciao, sono Fabrizio Bartolini e sono un avvocato cassazionista, cioè un avvocato che può assistere e difendere i propri clienti in tutti e tre gradi di giudizio e quindi anche dinanzi la Corte di Cassazione. Spesso si parla di alimenti e di mantenimento usandoli come sinonimi, quando in realtà sono due cose differenti. L'assegno di mantenimento, come sappiamo, è previsto dal nostro codice civile, all'articolo 156, e viene dato dal giudice qualora il coniuge debole non abbia adeguati redditi propri e non gli sia stata addebitata la separazione. In questo caso gli alimenti vengono assorbiti nell'assegno. Gli alimenti invece vengono disposti dal giudice in caso in cui il coniuge sia incapace di provvedere al proprio sostentamento e ne ha diritto anche il coniuge a cui sia stata addebitata, si badi bene, la separazione. Si parla di un importo irrisorio minimo necessario al fabbisogno, necessario appunto per vivere. Quindi una vera e propria differenza concettuale che differenzia appunto il concetto di alimenti da quello dell'assegno del mantenimento. E lì praticamente bisogna tenerne in considerazione anche quando si parla di assegno divorzile e di assegno di separazione. Bene, se ti è piaciuto questo video metti un mi piace ed iscriviti al mio canale per essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Se invece desideri assistenza, scrivimi e sarò lieto di assisterti e difenderti nel migliore dei modi. Ciao, a presto!